Io partirei da questo presupposto. Dobbiamo sapere che cosa significa questo virus, che conseguenze sta comportando, e quindi ho voluto creare un gruppo di persone che comprendono anche i miei avversari politici. Un invito bipartisan a rispettare le regole e indossare la mascherina sempre. È arrivato dal sindaco di Arezzo assieme a Marco Donati e Luciano Ralli, suoi avversari in campagna elettorale. Oggi fanno parte assieme ad altre persone di un gruppo di lavoro, ha detto Ghinelli, che servirà proprio a gestire questo difficile momento in cui Arezzo e la Toscana si trovano a far fronte alle regole della zona rossa e soprattutto all'aumento dei contagi. Bene, oggi io ho avuto l'adesione di Luciano Ralli e Marco Donati, che insieme ad altre persone di cui vi dirò fra un attimo sono con noi e abbiamo creato un gruppo di lavoro per cercare di creare un messaggio da dare ai cittadini per far capire che siamo tutti uniti contro il virus. E allora velocemente vi dico chi c'è in questo gruppo: ci sono io, c'è Lucia Tanti, c'è Barbara Bianconi, c'è Gianni Rossi, c'è Giovanni Firpo, c'è Luca Della Nesta, c'è Luciano Ralli, c'è Marcello Comanducci, c'è Marco Donati, c'è Margery Leden che è qui con me, c'è Cristiano Stocchi e c'è Davide Castagnetti. Abbiamo alcune idee e quindi se questo tavolo oggi rappresenta un tema di discussione rispetto a come affrontare questi mesi così complessi, mi auguro, spero, possa essere anche un motivo di confronto su obiettivi strategici e quindi logistici, economici per una città che ha bisogno di alcune risposte. Nelle ultime ore il picco più alto di sempre, 348 nuovi positivi. Siamo nel periodo più complesso per la nostra comunità e allora qui abbiamo tutti un obiettivo. L'obiettivo che raggiungiamo e dobbiamo raggiungere tutti insieme, uniti, e la politica deve dare il buon esempio, deve avere un obiettivo preciso, cioè quello di rapidamente uscire entro, speriamo, 15 giorni dalla zona rossa. Questo lo si fa solo se abbattiamo drasticamente il numero dei contagi.